Amici del Portale del Verde, buongiorno, ben ritrovati. Eccoci qui, siamo presso il Pollici Rosa. In questo momento siamo con Alberta Ballati, che oggi ci presenterà questa nuova playlist tutta dedicata al mondo delle spiree. Perciò oggi, in questo momento, partiamo proprio con una così, con una carrellata iniziale di queste piante che non sono così conosciute, no, come piante, Alberta? Allora, le spiree sono piante appartenenti a un genere con circa 100 specie, quindi pensate soltanto quante specie ci sono, poi da ogni specie ci sono le varietà, ci sono stati incroci, quindi si parla di 150 specie per questo genere, per cui un mondo veramente ampio, è un mondo estremamente colorato, perché si va dalla fioritura della primissima, che è la Tumbergi, a fine febbraio, e si arriva a settembre-ottobre con le Bumalda, che sono ancora fiorite, con questo bel fiore rosso, esatto. C'è, oltre alla fioritura, c'è anche una bellissima colorazione autunnale delle foglie delle spiree. Siamo ancora un pochino indietro perché l'estate è stata particolarmente lunga, e quindi però potete vedere i rossi, potete vedere i gialli delle nane, e poi piano piano si arriverà ai rossi delle Bumalda. Ecco, guardate che bel rosso pieno che è questo qui, e i gialli delle spiree a fioritura bianca. Allora, il suo utilizzo nei giardini, quando è che si va a utilizzare la spirea? Allora, la spirea praticamente ha un utilizzo pressoché universale, perché ci sono specie che si possono adattare veramente a qualsiasi necessità. Ci sono le specie nane, ci sono le specie con grandi fusti lunghi e fioriture bianche primaverili, che veramente sono delle cascate bellissime, profumate, di miele, in particolare la Vanuttei, che è una specie molto conosciuta. È un incrocio, in realtà, un incrocio fra la Trilobata e la Cantoniensis, che è questa. Quindi l'utilizzo delle spiree è pressoché infinito, perché ce n'è una per ogni necessità. Oltretutto sono piante che hanno una resistenza, una rusticità assolute, perché resistono benissimo alle basse temperature, un pochino meno al caldo intenso. L'estate scorsa, per esempio, è stata abbastanza problematica anche per le spiree, però con le irrigazioni giuste, con le giuste potature e con le cure, che sono pressoché nulle, di cui questa pianta necessita, noi possiamo avere un giardino colorato praticamente da fine febbraio ai primi freddi di novembre. Quindi, allora, stiamo parlando logicamente di una pianta perenne. Sì, esatto. Quindi è un arbusto perenne. Che dimensioni può raggiungere la spirea? Allora, si va dai 3 metri, guardate questa che è solo in un vaso. 3 metri? Anche 4. Ah. Delle bianche, quindi di quelle che hanno la fioritura primaverile. Tipo appunto la Cantoniensis, tipo la Vanuttei, tipo le Tumbergi, e si può raggiungere anche i pochi centimetri d'altezza come nelle nane. Queste sono nane, questa è la Bullata Crispa, che è veramente piccolissima, fiorellini piccolissimi di un rosa fucsia intenso, che può essere utilissima in caso di piccole bordure, o per circoscrivere aiuole, o per dare un tocco di colore a cespugli verdi. O ci sono le Betulifolia, anche queste sono nane, sono molto particolari, vedete, con le foglie leggermente più grandi, una fioritura bianca piccola piccola a fine primavera. Oppure che terreni predilige la, allora, la spirea? Queste piante hanno praticamente, si adattano a qualsiasi tipo di terreno. Veramente non hanno nessuna difficoltà né in terreni calcarei né in terreni argillosi. L'unica cosa, come spesso succede, non amano il ristagno. Però fra tante altre piante sono quelle che lo tollerano meglio, perché veramente queste sono piante di una rusticità assoluta. Sono versatilissime, hanno pochissimi problemi in qualsiasi circostanza. Bene, allora abbiamo introdotto questo argomento. Io personalmente ho capito che
ad Alberto Ballatti piacciono particolarmente le spiree perché me le ha così. Insomma, anche in vivaio devo dire che danno pochissimi problemi. E quindi ecco, quindi se lo dice un vivaista, immaginate adatte. Noi hobbisti che tante volte abbiamo dei problemi anche con delle piante semplici, come potrebbe appunto farci piacere avere appunto delle piante rustiche che non necessitano di troppe cure e che appunto, come dice Alberta, ci possono regalare delle spettacolari. Quindi